nuovissimo video. Oggi sono felicissima di parlare con voi di stivali sopra il ginocchio. Ma prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Detto questo, io direi di iniziare subitissimo con il video. Allora, stivali sopra il ginocchio sì o stivali sopra il ginocchio no? Beh, diciamo che non c'è una risposta in realtà, perché voglio dire, dipende da voi, dipende se vi piacciono o se non vi piacciono. Allora, ci sono molte dicerie in merito a questi stivali. Abbassano, allargano, allungano, restringono e chi più ne ha più ne metta. Sto scherzando, ma sono degli stivali un po' particolari che diciamo non vengono consigliati a tutte. Invece, secondo me, sono degli stivali che può portare chiunque. Come vi dico sempre, le regole sono fatte per essere sdoganate, secondo me, e quindi vi invito, nel caso in cui gli stivali sopra il ginocchio vi piacciono, vi invito a provare. Vi garantisco che troverete sicuramente un abbinamento che fa per voi. Secondo me fanno per tutte, aiutano chi ha le gambe un po' grosse, non troppo snelle, a slendirle, aiutano chi è un po' basso ad allungare la figura, però dipende un po' sempre anche qui dai punti di vista. Per come la vedo io è così. Io li indosso, io sono bassa ragazze, perché io non sono neanche 1,60 m, quindi sono bassina, non sono la donna più filiforme del mondo, ho una... Insomma, una taglia 42 che va dalla 40 alla 42. Al momento ho una taglia 42, ma una taglia 42 sul mio fisico è comunque una taglia non ampia, ma di una persona normale che sta bene e che ha qualche chiletto. Insomma, che ha qualche chiletto in più. E tra l'altro sono anche ingrassata, quindi prendetemi così come vengo, ma chi se ne frega, perché l'importante è star bene e sentirsi bene, secondo me non importa chiletto in più, chiletto in meno, veramente non fa la differenza e quindi insomma basta essere in salute, cercare di mantenersi in forma e niente. Quindi spero anch'io di riuscire a rientrare sui tre. Credo tra chiletti, non lo so, perché io non mi peso mai, ragazze, però a occhio insomma mi vedo. Comunque, detto questo, cominciamo e direi di partire dall'outfit più, se vogliamo dire, banale. L'outfit più banale è quello in cui indossiamo un vestitino corto e indossiamo assieme gli stivali, scusate, over the knee. Quindi, qui in questo caso io ho abbinato un vestitino a fiori con uno scollo a V molto profondo, abbinato con sotto ad un body appunto per evitare che insomma questo scollo sia veramente volgare. E questo è uno scollo che consiglio tantissimo a chi ha tanto seno perché va molto a valorizzare la figura di chi ha tanto seno. Quindi questo vestitino con questo scollo a V, ho messo una cinta in vita per sottolineare il punto vita. Per tutti gli outfit tengo queste calze che sono delle calze nere 30 denari velate. E potete abbinarci anche una calza coprente, ma trovo che lo stacco con una calza color carne o comunque con una calza nera velata sia a mio avviso più carino, però dipende un po' da voi. Se voi non vi sentite a vostro agio, potete tranquillamente abbinarci un paio di calze 50, 70, 100 denari, come preferite voi, in base anche a quanto freddo avete voi, perché c'è anche da dire questo. Gli stivali over the knee comunque tengono tanto caldo e per questo sono in assoluto gli stivali che io prediligo durante il periodo invernale. Questo primo abbinamento appunto l'ho fatto così, ho in questo caso abbinato anche un cappotto per farvi vedere l'effetto finale col cappotto, ho abbinato anche un cappotto color cammello e niente, questo.
questo è praticamente il risultato finale e a me mi piace tantissimo ed è in assoluto l'outfit che io utilizzo di più con questo paio di stivali. Secondo abbinamento con il classico maglione vestito che tutte vedete su Instagram, su Pinterest, su YouTube, ovunque. Io non ho maglione vestito così lungo da coprirmi il sedere, e quindi, siccome non ho più 20 anni, ma ne ho 35 e devo insomma coprire bene, non andavo in giro neanche a 20 anni con il culo di fuori, quindi figuriamoci adesso. Non c'è niente di male in questo, perché io trovo che una ragazza, anche una donna, secondo me, di 35 anni, che sta bene, che magari ha veramente un bel fisico, che sta bene con un maglione del genere, secondo me se lo può mettere. Io non sono una persona contraria assolutamente. Secondo me i pantaloncini si possono mettere anche a 45 anni, se abbinati nel modo giusto. E insomma, dipende tutto da come si abbinano le cose, ragazze, secondo me. Non ci sono regole, sapete che a me le regole mi stanno un po' strette e non mi piacciono molto. Comunque, dicevo appunto, abbinati ad un vestito maglione, il mio è un po' cortino per i miei gusti e quindi ho sotto ciò abbinato una gonna di quelle che trovate anche da H&M, di quelle in tessuto elastico. Io solitamente questo maglione lo abbino così. Non è il mio, diciamo, outfit preferito per abbinare questo genere di stivali. Parlo su di me. Le ragazze su Instagram sono bellissime da vedere con questi maglioni. Su di me perché io sono bassa e non sono magrissima, quindi non è che mi valorizzi tantissimo perché comunque sta largo, non mi va a segnare la figura. Però è un abbinamento che io faccio soprattutto durante la settimana, quando sono in casa, quando non ho particolari cose da fare e voglio stare calda. Sicuramente se devo uscire il sabato sera io non mi vesto così. Ma, ripeto, durante la settimana se devo andare a fare la spesa, se devo fare delle commissioni in giro, soprattutto se devo stare fuori, indosso un maglione così pesante con appunto la gonna così stretch sotto. L'abbinamento è carino ed è molto caldo, insomma, coccoloso come abbinamento. Terzo outfit è con il vestito lungo. Allora, gli stivali over the knee sono fantastici perché sono anche una sorta di calza. Quindi d'inverno vi coprono e vi tengono al caldo. Io, infatti, molto spesso con gli stivali over the knee non indosso le calze. Perché le odio e perché non sono una persona che ha tutto sto freddo, insomma, ve lo dico sempre. Quindi a volte mi piace tantissimo indossarli con i vestiti lunghi. Mi piace tanto l'abbinamento col vestito lungo, sembra quasi questa calza che esce dal vestito. E in questo caso io ho abbinato questo vestito leopardato a cui sono andata a segnare il punto vita con un cinturone nero e niente, l'outfit. Ragazze, Ragazze, ciao, sono la Isa del futuro perché stavo montando il video e non so, non c'è una parte di video perché si vede che in quel momento avevo la scheda SD piena e non mi ha praticamente fatto quella parte del video. Comunque la faccio adesso. Allora, vi dicevo, per questo outfit, appunto, ho scelto questo vestito leopardato, questo maxi vestito lungo bellissimo a cui appunto ho aggiunto questo cinturone sul punto vita, questo cinturone nero a fascia che mi piace tanto e l'outfit è davvero bello, è comodo, è un outfit che io personalmente uso tantissimo e poi insomma è anche caldo perché volendo io sotto al vestito tantissime volte metto la maglietta termica per stare calda, soprattutto in questo periodo che qui da noi sta facendo veramente molto freddo. Comunque l'outfit è questo, insomma, a me piace tantissimo abbinare questo genere di stivali con le gonne così lunghe. Adesso passiamo al quarto outfit e per il quarto outfit ho scelto una gonna in finta pelle,
con delle borchette e un felpone oversize, molto caldo, molto morbido, di questo, di un bel color ruggine che io insomma adoro. E ho infilato questo felpone all'interno della gonna, rimborsandolo un po'. Qui dipende un po' da voi, comunque ci sta bene una felpa, un maglione, quello che volete. Io ho scelto questo felpone appunto perché mi piaceva l'abbinamento così e perché è un abbinamento che insomma io faccio. Questo, diciamo, è un altro classico abbinamento da fare con gli over the knee ed è quello appunto con le gonne. Potete scegliere una gonna a ruota, una gonna un po' più mini, una gonna ad A come questa, insomma, scegliete voi in base alla vostra forma del corpo. E l'outfit comunque in questione è questo, da un outfit molto caldo e coccoloso, a me piace insomma tantissimo. Passiamo adesso al quinto outfit e adesso iniziamo a parlare di pantaloni e di come abbinare questi stivali ai pantaloni. Ci sono, secondo me, due modi per abbinare questi stivali ai pantaloni e sono uno con dei pantaloni larghi, io in questo caso ho scelto dei pantaloni bianchi gessati e a vita alta, perché sapete che a me piace la vita alta e su di me sta bene la vita alta. Ho scelto appunto questi pantaloni a cui ho abbinato questo maglione. Questi sono dei pantaloni larghi che arrivano sopra la caviglia, quindi sono dei pantaloni cropped e mi piace tantissimo il fatto che sbuchi appunto dal pantalone questo stivale. Così, insomma, a me piace tanto abbinarli anche in questo modo qui ed è un modo furbo anche per non avere freddo con i pantaloni così larghi d'inverno. Scusate, non riesco a parlare, mi sto inceppando continuamente. Li ho abbinati appunto a questo maglione grigio abbondante, però anche un po' corto che ho infilato nella prima parte qui della vita all'interno. E mi piace tantissimo anche questo abbinamento. Questo è un abbinamento un po' più elegantino, un po' più sciccoso, comunque da tutti i giorni, casual, secondo me è tranquillo perché con uno stivale così basso, insomma, questi stivali, come avete visto, hanno un tacco basso di 5 centimetri, sono a punta, quindi li ho scelti a punta perché a me piace di più lo stivale a punta, la scarpa in generale a punta mi piace di più perché mi allunga il piede, insomma, è quella che mi vedo meglio. Passiamo adesso al sesto ed ultimo outfit che vi consiglio ed è quello con gli skinny jeans oppure con i pantacollant, i leggings, così nel caso di pantacollant e leggings ricordiamoci sempre di indossare un maglione e una maglia che vadano insomma a coprire la parte delle zone intime e il sedere. Vedo veramente youtuber che dicono così e poi fanno degli outfit in cui insomma indossano i leggings come fossero dei pantaloni. Ricordiamoci sempre che i leggings non sono dei pantaloni perché sono molto attillati e sono sottili. Optiamo piuttosto per degli skinny jeans o per dei jeggings. Io in questo caso sto indossando dei jeggings che sono questi jeans sottili e molto elasticizzati. Non sono jeans che io amo particolarmente. Ma indossati in questo modo qui, devo dire che mi piacciono molto e sono anche molto comodi. Li indosso con un lupetto nero, i jeans li ho scelti di un colore grigio e ho indossato questo blazer con tutti questi fiori dal taglio molto maschile a doppio petto che mi piace tantissimo, che ho da un po' di anni ed è un blazer che mi piace tantissimo indossare soprattutto per sdrammatizzare dei look
Total Black. E Ok. quindi per sdrammatizzare un po' questo Total Black ho appunto scelto questo blazer a fiori così che è molto primaverile, ma che mi piace tantissimo indossare anche d'inverno con un lupetto sotto. E niente, questi erano tutti gli outfit che ho creato per voi. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. E fatemi sapere anche voi come indossate gli over the knee e soprattutto se li indossate, se vi sentite a vostro agio nell'indossarli, se non vi sentite a vostro agio, ricordatevi sempre di osare e di provare, perché è questo il segreto, secondo me. Le regole vanno sdoganate e bisogna sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa. Questa, secondo me, è la regola fondamentale. E questo è l'importante, ve lo dico sempre, ragazze, cercate di indossare quello che vi fa sentire a vostro agio, però cercate anche di osare, non di rimanere sempre nella vostra comfort zone, mi raccomando, cercate anche di osare e di spingervi un po' più in là. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati alla fine del video. Vi ricordo di lasciare un bel like per aiutare me e il mio canale a crescere. Vi mando un grandissimo bacio, come sempre noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Ciao!